Quando la Chiesa diventa affarista, la gente dice che la salvezza non è poi tanto gratuita. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata a Casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo della cacciata dei mercanti dal Tempio da parte di Gesù. Ha raccontato di due fidanzati argentini, del gruppo di universitari da lui seguito, che volevano sposarsi e per farlo in una messa hanno dovuto pagare. Quando quelli che sono nel Tempio, siano sacerdoti, laici, segretari, ma che hanno da gestire nel Tempio, la pastorale del Tempio, divengono affaristi, il popolo si scandalizza e noi siamo responsabili di questo. Anche i laici, tutti, perché se io vedo che nella mia parrocchia si fa questo, devo avere il coraggio di dirlo in faccia al parroco. E la gente soffre con lo scandalo. È curioso, il popolo di Dio sa perdonare i suoi preti. Quando hanno una debolezza, scivolano su un peccato, ma sa perdonare. Sono due cose che il popolo di Dio non può perdonare. Un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente. Non le viene di perdonare. È lo scandalo quando il Tempio, la casa di Dio, diventa una casa di affari, come quel matrimonio. Si affittava la chiesa. Un turno, due turni di affitto. Non si può servire due signori. Dio è assoluto. Ma perché Gesù ce l'ha con i soldi, ce l'ha col denaro? Perché la redenzione è gratuita. La gratuità di Dio lui viene a portarci. La gratuità totale dell'amore di Dio. E quando la Chiesa o le Chiese diventano affariste, si dice che non è tanto gratuita la salvezza. È per questo che Gesù prende la frusta in mano per fare questo rito di purificazione del Tempio.